Un'analisi approfondita delle maggiori epidemie virus nella storia, la peste, la spagnola, l'HIV, la SARS, fino a giungere all'Ebola. Le infezioni emergenti e riemergenti, una lectio magistralis limpida e precisa, quella che Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Parassitarie e Immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità, ha tenuto all'Unimol, nella facoltà di medicina, organizzata dal professor Giancarlo Ripabelli. Rezza è autore di oltre 400 pubblicazioni, direttore anche del Centro Operativo AIDS, è uno dei massimi esperti in epidemiologia, un luminare. Ma perché l'Ebola oggi fa così paura? Fa paura perché certamente c'è un'alta contagiosità, anche se solo per contatto diretto, perché non trasmette per via aerea a distanza, però fa paura soprattutto perché il tasso di letalità, cioè il numero di morti sui malati, è molto elevato, cioè si tratta di una patologia molto grave. Per questo bisogna agire con molta incisività per fermare l'epidemia da dove è partita. Lo stato della ricerca attualmente? Beh, si stanno facendo dei passi avanti, ma chiaramente questo era un argomento di nicchia che per molto tempo è stato trascurato. Adesso ci sono un paio di vaccini in sperimentazione sull'uomo, ci sono anche un paio di farmaci antivirali che si stanno sperimentando, e soprattutto questi anticorpi monoclonali, cosiddetti ZMAP, che sono stati utilizzati su alcuni malati con risultati che sembrano essere promettenti. Direi che per quanto riguarda le norme da rispettare in Italia, il fatto di allertare regioni, porti e aeroporti, si sta facendo sicuramente tutto il possibile. Certamente rimane un problema, è quello di dare supporto ai paesi in cui l'epidemia si sta sviluppando, anzi sta galoppando, proprio perché se non si arresta lì l'epidemia dopo alla lunga chiaramente si rischia di più anche nei paesi sviluppati. Quali rischi per il nostro paese? In Italia e in Europa non possiamo escludere che prima o poi arrivi una persona malata, però certamente siamo in grado di controllare l'infezione a livello ospedaliero, e sicuramente anche a livello di comunità ci sono i mezzi per arginare e mettere sotto controllo entro in tempi molto brevi un'eventuale catena di trasmissione.